abbiamo trovato un documento che è veramente una bomba a mano. Bloody Elbow, noto sito web che dal 2007 fornisce news su MMA, box ed altri sport da combattimento, ha pubblicato una documentazione proveniente dalla causa antitrust verso la UFC. Un articolo che conferma e soprattutto completa quanto trapelato nei mesi scorsi sullo stipendio degli atleti. Quindi adesso andremo a vedere quanto percepiscono veramente i fighter e come sono davvero fatti i contratti UFC. Il primo ad essere riportato qui è Khabib, con il contratto del 2013 quando era 21-0 e aveva già 5 vittorie di UFC. Cioè, raga, $21.000 di base e altri 21.000 in caso di vittoria. E in quel tempo Khabib era già un nome grosso, eh? Se non fosse stato per l'infortunio avrebbe ottenuto la title shot. Ci credo che poi post operazione al ginocchio volesse tornare in Dagestan. Stava senza una lira. Inoltre è riportato che accessoriamente, oltre a un aumento di $3.000 sulla borsa base a vittoria, la Zuffa si impegnava a fornirgli una camera d'albergo, due biglietti andate e ritorno e dei buoni pasto, a quanto riportato però esclusivamente per i combattimenti. Sarei troppo curioso del confronto con McGregor. Invece, dopo Khabib, qui è riportato Paul Hughes, per chi non lo conoscesse, una leggenda dell'MMA e storico campione di UFC, uno dei soli due fighter che sono stati in grado di battere JSP, per capirci. Ma ci rendiamo conto che il suo contratto è uguale o forse quasi meglio di quello di Khabib? Una roba allucinante. Una base di 15.000 più 15.000 in caso di vittoria e un bonus crescita pari a $5.000 sempre per ogni vittoria. Invece le clausole accessorie completamente uguali al dagestano. Stendiamo un velo pietoso, per favore. No, vabbè, io me ne vado. Adesso ho i brividi, ho fottutamente i brividi. Volete sapere quanto percepiva CM Punk? Non John Jones, ma CM Punk. E firmato nel 2014 con zero match nell'MMA. Piango. Piango tantissimo. $1 per ogni pay-per-view che rientrano tra le 200 e le 400.000 vendite. $2 per ogni pay-per-view che rientrano tra le 400.000 e le 600.000 vendite. E $2,50 per ogni pay-per-view superate le 600.000. Cioè, qua c'è scritto che solo col suo match d'esordio contro Micky Gall si è portato a casa più di 1 milione. Vi sembra normale? In genere un fighter per arrivare a sognare queste cifre ci sacrifica un'intera carriera. E una volta conquistata la cintura non è mica detto che i guadagni siano uguali. Guardate Pesi Mosca, guardate Alexander Pantoja, cazzo. Ma... E non è finita qui, mancano le spese accessorie, 3 camere d'albergo e 3 biglietti aerei andate e ritorno per i combattimenti, $100 al giorno a pasto con 3 paste al giorno, con in più $50 a testa per i 2 addetti che si portava dietro, ed infine 4 biglietti omaggio per ogni suo incontro, e se si trattava del main event i posti saranno entro 10 file dall'ottagono, e per fortuna non ci è mai arrivato, ma chiamatelo scemo. 2 match in UFC con cifre milionarie solo per far incazzare i vertici della WWE, e lo sapete qual è la cosa che fa più ridere adesso? Un altro ex WWE, Brock Lesnar, che ha combattuto gli UFC e addirittura ha vinto il titolo, proporzionalmente guadagnava di meno, considerando anche che era addirittura il campione. Per gli UFC 100, da detentore della cintura, ha firmato un accordo che gli garantiva 1,5 milioni per quell'incontro, senza bonus e senza percentuale pay per view. Però qua dice che per gli incontri successivi, se era ancora campione, $1.375.000 come base ed una percentuale pay per view di $2 a vendita su un minimo di 700.000 vendite. E invece, in caso di perdita del titolo, la paga sarebbe scesa a 750.000 di base, più 250.000 di bonus vittoria. C'è da dire anche che Brock, da buon amante del lusso, si è fatto aggiungere nelle spese accessorie una camera d'hotel ed un volo di lusso per gli incontri, in confronto a quell'altro decisamente meritato. Stessa camera però negata a Ronda Rousey, della quale Bloody Elbow dichiara di aver ricevuto numerosi contratti nel corso della sua carriera nell'MMA, tra cui un altro documento che descriveva nel dettaglio tutte le negoziazioni avvenute, rivelando decine di richieste da parte sua, come ad esempio una paga migliore. Anche se vedendo questi report le lamentele sembrano abbastanza scandalose. Su Ronda sono riportati perfettamente 2 contratti, quello d'esordio di UFC con $45.000 per vittoria più 45 di bonus vincita ed una percentuale sulle pay per view, quest'ultima ed anche le spese accessorie quasi uguali a quelle di CM Punk, tranne a quanto pare per il volo in classe business e la durata del soggiorno in hotel, oltre ad un incremento di $5.000 sulla paga base per vittoria. Forse potrà sembrare un po' bassino, ma qui secondo me è giustissimo. Cioè ragazzi, considerate che all'esordio con Lee Scaramouche si è portato a casa più di $500.000 e parliamo della UFC del 2012, non di quella attuale. Fino adesso tutto perfettamente proporzionato per Ronda. L'incremento clamoroso è avvenuto nel 2015, solo dopo 3 anni dalla firma del primo contratto, che mette una striscia di ipocrisia nelle successive lamentele. Mamma mia, $3 milioni come base, senza ovviamente nessun bonus, però una piccola percentuale che arriva a $4 per pay per view vendute superate il 900.000. È riportato anche che Ronda si sarebbe incazzata per aver perso l'incontro con Holly Holm, essendo il suo primo match con quel contratto. Ammetto che mi sarei incazzato anch'io, però nel dubbio in quel match si è portato a casa 4 milioni e mezzo la bro.
Mamma mia, raga, sta roba mi ha mandato KO e so solo 5 fighter su più di 20 anni di attività. È difficile anche fare una considerazione finale perché che ci sta da dire più? Carta canta. Forse Khabib è contratto più scandaloso, anche se sarei veramente curioso di vedere quello dei debuttanti mezzi sconosciuti. L'altro che brividi. Andiamo proprio al circo. Allora, ragazzuoli, da Francesco MMA è tutto. Vi lascio il link dell'articolo in descrizione nel caso vogliate recuperarlo e fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Se questi contratti sono giusti, esageratamente alti o indignosamente bassi. Vi lascio il trailer sugli FM Special di questo sabato, in onore di Adal Namagov, l'unico fighter che è stato in grado di battere niente meno che Jon Jones. Ci avete presente quella storia degli appassionati di calcio sul Ronaldo quello vero? Cioè la diatriba su chi sia il vero Ronaldo al netto di talento e soddisfazioni sportive tra il longevo Cristiano e l'istantaneo fenomeno. Ecco, qui abbiamo lo stesso spunto tra il famoso Borz, ovvero il lupo ceceno che attualmente è personificato in Khamzat Chimaev, e il meno famoso Borz, il primo lupo ceceno Adlan Amagov, che il re stesso di questo sport, Jon Jones, ha definito il fighter russo più forte dopo Khabib, uno dei più grandi talenti inespressi dell'MMA, che una volta commise il sacrilegio di abbattere un dio della guerra.